d'estate. Eccoci qua, bentrovati a una nuova puntata di Tonight Estate. C'è sempre il nostro meraviglioso mare alle spalle, c'è sempre Marco Tavian. Buonasera Marco. Ciao Giorgia, buonasera a te e a tutti i telespettatori a casa. Cosa faresti senza di noi? Ma assolutamente, non sarebbe un Tonight se io non avessi l'opportunità di essere qua con te. Salutiamo anche Rino Busato, ciao Rino. Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Poi saluto Alessandro Sursa, ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti, ciao Giorgia. Parliamo di tasse buona di successione serata. Stasera. No, non parliamo di tasse di successione, adesso cambieremo lo sfondo al touch, ecco, che useremo. Che useremo sì, per però visto l'età dovresti cominciare a informarti. Potrei, sto invecchiando, vero? Sto invecchiando. Va bene, insomma, c'è solo il touch da adeguare all'edizione estiva della Tonight, per il resto ci siamo. Allora, vi faccio vedere i collegamenti. Guardate, io parto da quel meraviglioso tramonto, questo alle nostre spalle è finto, ma quello alle spalle del Poma e di Maurizio Trombetta è vero! Ciao ragazzi! Buonasera Giorgia, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, siamo a Porto Piccolo e ci stiamo godendo questo tramonto incredibile con mister Maurizio Trombetta che ci sta ospitando in questa favolosa location. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti gli spettatori. Come stai Maurizio, tutto bene? Tutto bene, quando si è qui a Porto Piccolo si sta sempre bene. Posso fare una battuta? Sì, sì, la faccio. L'anno scorso ci siamo collegati con dipende, te, certo, no. L'anno scorso ci siamo collegati sempre con te da Porto Piccolo, ma mi sembravi un po' più meno provato dalla stagione, nel senso che avevi riposato. Quest'anno è stata un po' più intensa, diciamo così? Intensa è stata intensa, meno soddisfacente, diciamo, se dobbiamo usare i termini giusti. No, ma Giorgia, il discorso è che io speravo venissi tu quest'anno invece di mandare di nuovo il Poma. Lo sapevo cara Giorgia, la prima cosa che mi ha detto, però la verità è una. Quest'anno era nervoso perché seguiva i secondi bianconeri d'Italia, perché se avesse seguito un po' di più i primi bianconeri d'Italia era un po' più rilassato. Intanto facciamo un cin cin, dai, così via il nervosismo. E Giorgia, la prossima volta dovrei venire tu qua a Porto Piccolo, Ma c'è, ma dovevamo un po' massacrarlo, dai, cominciare così massacrandolo un po'. Mi lascia niente da mangiare. Sì, beh, gli farebbe anche bene non mangiare, Comunque, va bene. Allora, altri collegamenti, tra poco saremo da voi, Vado a Porto Piccolo, boom, a Milano. Il nostro direttore con tutte le news di mercato, Michele Criscitiello, buonasera. Pensa a te, guarda la differenza. Si sta bene a Milano, in estate, Michele. Porta piede. Ecco, sei più provato tu di Trombetta, va bene. Tutto. Cambiamo ancora collegamento, stasera ne abbiamo per tutti i gusti, davvero, e diamo il benvenuto a Denis Godeas, che ci fa sempre piacere rivedere. Ciao Denis! Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Tu caschi a fagiolo, perché ci sono un sacco di temi che ti riguardano, il Palermo che torna in Serie B, la Triestina che è di nuovo in una situazione problematica, ma con te vogliamo parlare anche tanto di Udinese, insomma, per quella che è la tua esperienza. Allora, signori, da lunedì scorso non è cambiato molto, se non che è uscita l'ufficialità di Andrea Sutil, quale nuovo allenatore dell'Udinese. E allora io volevo così, a chi non l'ha ancora fatto, farmi dare così un'opinione. Parto da te, Rino. Ma è tutto da scoprire, perché insomma Sutil in Serie A non ha mai allenato, ha fatto poca Serie B, tanta Lega Pro, e quindi bisogna vedere poi in Serie A come si comporterà. Però voglio dire, l'Udinese non sbaglia mai queste cose qua, no? Quindi se l'hanno scelto, secondo me, prima di sceglierlo hanno pensato bene, hanno valutato bene tutte le cose, e dopo vedremo, insomma. Maurizio Trombetta, tu che dici?
di Sottil. Sì, assolutamente ottima scelta, allenatore emergente, l'Udinese non a caso sceglie un allenatore che viene dalla Serie B, che però conosce l'ambiente, è stato giocatore, quindi la società e chi lavora in società ha avuto la capacità di far esplodere dei secondi come Gotti e come Cioffi, e adesso ha preso un primo che però sta facendo il primo, farà il primo anno di Serie A, ma ha tutte le qualità per poter far bene a Udine. Poi dopo, sai, a Udine hai anche la società e la squadra per fare bene, questa è la cosa fondamentale per un allenatore giovane. Ce l'auguriamo. Fatemi sentire anche il parere di un altro allenatore giovane emergente, Dennis Godeas. Ma io ti dico che ho avuto la fortuna di incrociarlo quando era a Siracusa e poi un paio di volte negli anni successivi, e siccome abbiamo avuto dei compagni di squadra in comune, insomma, e ne ho sentito parlare, vi assicuro che sicuramente farà un allenatore molto preparato. Penso anche adatto a una piazza come Udine, per cui penso che come scelta, al di là che l'Udinese ne sbaglia veramente. Allora, abbiamo qualche problema del collegamento, quello più vicino tra l'altro, vedi com'è l'etere. Però, allora, lo ripristineremo tra poco. Andiamo a leggere anche i primi messaggi, sì. Ho visto che stanno già arrivando. Stanno assolutamente già arrivando e ci chiedono ovviamente in tanti. In particolare ci chiede Luca a Curva Nord se oltre, ovviamente le domande iniziano ad essere anche riguardanti al mercato, se oltre a Sottil si va a fare anche una valutazione generale della rosa, e torna la domanda, chiedendo anche ai nostri amici che oggi sono qui ospiti, se Sottil secondo voi sarà in grado di adattarsi a giocare a tre, soprattutto questa, no? È la questione, o se magari sarà l'Udinese a cambiare volto dopo tanti anni giocando a quattro. Bisogna considerare, dice Luca, che in difesa saremo probabilmente senza Pablo Marí, che torna all'Arsenal, e sappiamo che insomma Becao ha anche delle richieste, quindi come vedete voi la situazione generalmente, almeno partendo dalla difesa 4-3 dal punto di vista tattico? Ma guarda, poi scateniamo Michele sul mercato. Vai. Io penso che un allenatore nel 2022 non possa essere legato a un solo modulo tattico, sarebbe troppo riduttivo. Quindi per quanto riguarda il modulo, credo che l'allenatore insieme ai giocatori insomma li valuterà, ma l'Udinese ha un impianto di gioco dove tra l'altro ha fatto molto bene in questa stagione, che onestamente da allenatore, prima di metterci le mani, io comincerei a ripartire da dove la squadra ha terminato. Poi ci metterò sicuramente del mio, però ripeto, un allenatore nel 2022 non conosce un solo modulo, perché il futuro del calcio, e qua abbiamo Maurizio Trombetta, la Juve lo sa fare molto bene, è quello di adottare più moduli di gioco all'interno della stessa partita, ma questo ormai lo fanno un po' tutti gli allenatori di Serie A, per cui assolutamente non sono preoccupato se gioca a 3 o gioca a 4, perché secondo me lui troverà la soluzione migliore. Per quanto riguarda le uscite e le entrate, il mercato dipende da tutti, non solo dall'Udinese, quindi secondo me ci saranno delle pedine che escono, parecchi sono già arrivati, ma questo funziona così negli ultimi 25 anni, quindi sono molto sereno. E anche per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, secondo me prendiamo un allenatore che ha fatto la giusta gavetta, perché ha fatto Siracusa, ha fatto Scafati, ha fatto Catania, ha fatto Pescara, ha fatto Piazza Difficile, e ha fatto bene in Serie D, ha fatto bene in Serie C, e poi secondo me ad Ascoli ha fatto due mezzi miracoli, se non veniamo a definirli tali in tutto tondo. E più lui trova qua una società che è molto preparata e anche molto esperta, quindi è il giusto connubio di un allenatore emergente con una società che gli mette a disposizione il tutto per poter rendere al meglio. Poi i frutti si vedranno qualche tema tattico andremo ad approfondirlo. Volevo chiedere anche a Maurizio Trombetta se secondo lui è un fattore, diciamo così, di preoccupazione questo del modulo legato a un allenatore o meno. Io credo di no. Tu che dici? Cioè, in Serie A si è pronti a cambiare, ad adattarsi, a no? Ma direi assolutamente di no. Nel momento in cui la società fa una scelta come quella di Sottil, è chiaro che anche l'aspetto del modulo, anche l'aspetto del tipo di idee che l'allenatore ha, devono combaciare con quelle che sono le idee della società. Allenatori giovani ormai sono in grado di cambiare evidentemente anche il modulo, ma direi che la cosa fondamentale è, una volta fatta la scelta dell'allenatore in anticipo, quindi per tempo, la cosa fondamentale è il mercato.
direi che l'Udinese ha già fatto qualche colpo in entrata, come al solito giocatori giovani e non ancora conosciuti, ma siccome negli ultimi anni vedo che stanno facendo, tornando a fare scelte mirate e di giocatori pronti, mi viene in mente il caso di Molina, che è appena arrivato, è entrato in squadra e non è più uscito. Direi che sono dei buoni viatici anche per l'allenatore per poter fare bene. Ecco, tu spari Molina, se avessi detto anche Udoge saresti perfettamente in linea con quello che scrivono Calciomercato, no? Cioè tipo la Juve su Molina e Udoge, stai attento trombetta, adesso andiamo da Michele Criscitiello. Da dove partiamo? Da Molina e Udoge? Sì, Michele, partiamo da lì, ci sono delle novità, perché chiaramente questi due giocatori hanno dimostrato talmente tanto che è inevitabile poi che ci sia l'interesse di tutti addosso a loro, no? Che succede, allora, Michele? Per Molina è una fase di maturazione che è già concluso ad Udine, quindi una partenza ci potrebbe non sorprendere, bisogna dire che il valore ormai lo ha raggiunto e l'Udinese può decidere di prenderlo. Poi per trombetta, non so se lui è d'accordo tecnicamente e tatticamente con me, però Molina è un giocatore che per le qualità che ha è più difficile da trovare e da ricercare. Oggi ha bisogno almeno di un altro anno a grandi livelli all'Udinese, ha bisogno delle conferme. L'Udinese, nonostante la pressione dei suoi procuratori, perché molti lo vogliono, io credo che l'Udinese un altro anno glielo farà fare. Poi c'è la Juventus, ci sono altre squadre, avevo segnato un po' di appunti per quanto riguarda Udoge, però la l'Udinese da quella punta è trattenerlo per un altro anno. Ieri è andato a Bergamo, parte Zapata, Beto, stesso discorso di Udoge per Beto. Beto ha fatto bene, è esploso, si è fermato, si è infortunato e ripartito. Non può venderlo adesso perché fa 20 gol, ti va. Quindi, sinceramente io credo che questo, allora, Pablo Marco, che c'era stata la oggi, ti sentiamo male, devo farti ricollegare, però il concetto l'abbiamo capito, che Udoge, certo, e Beto sono destinati a rimanere. Certo. A rimanere, no? Cioè, assolutamente sì, Giorgia. Anche se mi pare che su Udoge però ci siano dei pressing importanti, poi ce lo confermerà Michele appena riusciremo a sentirlo. Ma anche su De Paul, no? Cioè, l'Udinese l'ha venduto quando voleva vendere. Sì, io credo che un paio di giocatori ci si deve privare, perché poi ci sono dei nomi anche di squadre davvero molto importanti, quindi come fai a tenere un giocatore qua quando sono squadre a livello mondiale che te lo richiedono? Però sai benissimo che l'Udinese non disfa mai la squadra, può privarsi di un paio di giocatori, non di più. E tra l'altro, come diceva Michele, il giocatore che ha maturato, e quindi sicuramente Molina è al terzo anno qua e quindi potrebbe anche partire. Su Udoge e su Beto sono sicuro che non partono. Poi chiaramente il mercato, ragazzi, Lukaku ad esempio era qua all'Inter, ha voluto andare al Chelsea, ha preso una barca di soldi, adesso per tornare all'Inter è disposto a dimezzarsi l'ingaggio. Quindi come vedi il mercato è aperto a 365 gradi e sotto questo punto di vista devi essere pronta a tutto, sia all'offerta, alla super offerta che arriva all'ultimo momento, ossia al fatto magari di poterti tenere il giocatore un altro anno o altri due anni, come è successo con Rodrigo De Paul. De Paul ha avuto richiesta dalla Fiorentina 3 stagioni or sono, e lui ha avuto la capacità e la forza di rimanere a Udine, è andato via all'Atletico Madrid, quindi in una squadra nettamente più forte. Volevi terminare il discorso, Michele, su Udoge e Molina? Sì, non so fino a dove siete arrivati. Comunque, per quanto mi riguarda, Molina è un giocatore che oggi è arrivato in una sua fase di maturazione tale da poter pensare di essere ceduto. Per Udoge i suoi procuratori spingono perché ci sono delle offerte, ma io non credo che l'Udinese dopo un anno lo voglia dar via. Ti dicevo che a Bergamo ieri si è sparsa la voce: vendiamo Zapata, vendiamo Muriel, prendiamo Beto. Stesso discorso, Beto ha fatto bene, poi si è fatto male, poi si è fermato perché non segnava più, poi ha ripreso a segnare. L'Udinese non lo può vendere quest'anno. La dimostrazione che l'Udinese fa bene nei singoli e di squadra che deve migliorare è che tutti ogni anno vogliono 6-7 giocatori. Sì. Pablo Mari se ne va, sì, potrebbe andare in Premier, ma attenzione perché la Lazio ha fatto un sondaggio, il Milan ci sta pensando, quindi è un giocatore che piace. Io credo sinceramente che De Vlofeu andrà al Napoli, ormai l'accordo tra i 16-18 milioni di euro più bonus sia addirittura d'arrivo, il rapporto tra Pozzo e De Laurentiis è saldo e lo conosciamo, anche la volontà di De Vlofeu, quindi io penso che De Vlofeu lo dobbiamo mettere da parte. La vera curiosità di mercato è cosa deciderà di fare l'Udinese con Pafundi, perché io credo lì sinceramente bisognerà prendere una decisione politica e strategica, perché lì si stanno muovendo anche i top club inglesi. Bisogna venderlo subito? No, lo vogliamo far crescere ad Udine?
Io sinceramente poi il mercato inglese non lo conosco, Gino Pozzo lo conosce molto bene, non so a che punto potranno arrivare per questo talento, perché l'Udinese ha un talento in mano che ormai lo sa tutta Europa. Ecco, io vorrei che voi, Denis e Maurizio, che guardate, che siete di qua, ma guardate la situazione in una prospettiva un pochino più distante, no? Magari meno distante Denis, un po' più distante ultimamente Maurizio. A chi si sta preoccupando e dice, oddio, quest'anno smantellano, vendono tutti. Io so che certi messaggi arrivano perché li intravedo. Li intravedi, ecco. E siamo pure abituati a leggerli e a sentirli in questo periodo dell'anno. Non è una grossa novità. Però, insomma, dal vostro punto di vista esterno, che cosa vi sentite di dire su questa situazione? Parto da te, Maurizio. Anche tu un po' di esperienza qui a Udine l'hai fatta nel corso degli anni. Assolutamente sì, Giorgia. Allora, intanto fammi salutare Denis, che non si ricorda, ma un po' abbiamo giocato insieme quando lui cominciava a tirare i primi calci a Trieste, ma quello è un discorso che riprenderemo insieme. Ciao Denis. Ciao mister. Niente, per quanto riguarda invece l'Udinese e quello che riguarda il mercato, io ho la fortuna di aver lavorato a Udine in diverse volte, quindi in diverse situazioni, e quindi so perfettamente che non si può fare altro che sapere che a Udine sono maestri nel mercato e quindi nel fare la squadra, nel vedere quando è il caso di vendere. Michele faceva benissimo il punto della situazione, non si fanno cose senza aver già trovato la soluzione alternativa a un'eventuale cessione, per cui sono maestri in questo tutta la famiglia Pozzo, e quindi quello dal mio punto di vista è una tranquillità che l'allenatore che verrà deve avere. Un esempio tra l'altro, cara Giorgia, è stato anche quello di Rodrigo De Paul, che negli ultimi anni era sempre stato venduto ma è rimasto a Udine per tanti anni dopo. Assolutamente sì, altro nome che mi piace abbastanza, visto che hai subito sentito di Molina, anche De Paul, è un bel giocatore. La Juve si vuole sempre prendere tutto. Qua, No, ma no, assolutamente, lo dico io personalmente. Arrivano sempre secondi questi, secondi bianconeri d'Italia, si sapeva. Io continuo a mangiare che è meglio, continuo ad parlare quelli di calcio. No, ma Allegri, lo hai detto ad Allegri che ti piacerebbe avere De Paul? O è una confidenza che fai a noi, così a cena? Grazie a Dio Allegri lo sa bene, non ha bisogno di me che glielo dica. Va bene, assolutamente. Denis, invece, dal tuo punto di vista, insomma, ti preoccupa leggere, insomma, queste voci di uscita per quanto riguarda il mercato? Come si dice, negli ultimi 25 anni, tutte le estati praticamente a Udine. Io che conosco, ho la fortuna di conoscere, insomma, un po' di persone che lavorano a Udinese e anche un sacco di tifosi. So che tutte le estati sono preoccupate perché sembra che smantellino la squadra, e poi casualmente sono 25 anni che una piazza relativamente piccola come Udine fa la Serie A, e anche con ottimi risultati, per cui penso che le preoccupazioni siano per altre situazioni. L'Udinese è una società molto preparata che fa le cose per bene, sceglierà e ha scelto bene l'allenatore, sicuramente farà una squadra competitiva, l'allenatore avrà una squadra adeguata per fare, penso, un buon percorso, consapevole anche che però il tifoso si aspetta sempre una squadra in miglioramento, ma bisogna anche fare i conti con quello che è la realtà di Udine. Penso che comunque faranno un campionato, come sempre, dignitoso. Ecco, insomma, ti abbiamo interrotto prima, forse che ci stavi raccontando qualcosa di Sottil, che insomma in qualche modo lo hai incrociato e ne hai sentito parlare da ex compagni. Ho avuto la fortuna di incrociarlo una delle prime avventure a Siracusa, poi l'ho incrociato un paio di volte negli anni successivi. Ho parlato con un po' di nostri ex, di compagni che avevamo in comune, e vi posso garantire che a Udine arriverà un attore molto preparato, moderno, e che secondo me potrà fare molto bene in questa categoria, perché è un attore che ha tanta competenza, che ha, secondo me, ha fatto il giusto percorso per poter fare una carriera molto buona anche in Serie A. Allora, andiamo ancora con un po' di domande, poi
Faccio fare anche a voi qualche domanda a Maurizio e Dennis, vai. Intanto collegandomi un po' a quello che ha detto Dennis Godes adesso, parliamo ancora di Sottil con Renato che ci scrive: una scelta ottima, azzeccata, quella dell'Udinese, perché ha preso un leader sul campo che è stato leader di una grande Udinese del passato, quindi la maglia ce l'ha tatuata sulla pelle, siamo davvero felici di questa scelta. Poi però, come dicevi tu, mi avevi anticipato nella lettura di alcuni messaggi che sono preoccupati, perché alcuni dicono, come Sergio, io sono tranquillo, secondo me Sottil farà bene, molto dipenderà però dalla rosa che gli verrà affidata, ma in questo sono tranquillo, lascio lavorare il Pozzo. C'è invece chi dice: purtroppo rischiamo di perdere delle pedine importanti proprio nei reparti migliori di quest'anno, ovvero l'attacco e la difesa. Se va via Deulofeu, ci dice Tony da Vicenza, bisognerà assolutamente andare a prendere una seconda punta che giochi dietro a Beto, che però garantisca quel numero di gol che non ci obblighi a tornare indietro di un paio d'anni quando eravamo, insomma, un attacco abbastanza sterile, perché Success è molto forte ma di gol non ne ha più di 3-4-5 a campionato. Quindi insomma fa un'analisi sul numero di gol che si va a perdere con Gerard Deulofeu in particolare, senza dimenticare che anche Molina ne ha fatti 7, quindi dicono anche in fascia, però lì l'Udinese si è già mossa prendendo Bosele, quindi da quel punto di vista se Molina dovesse partire l'Udinese sarebbe coperta, ma la preoccupazione riguarda più che altro l'attacco. Però insomma direi che c'è anche chi è assolutamente fiducioso, d'altronde dice non ne conoscevamo nessuno di quelli che sono arrivati e adesso come ogni anno puntualmente li piangiamo se dovessero andare via. Leggo qualcuno che scrive anche qualcosa sulla valutazione di Sottil, che scrivono forse 18 milioni sono pochi. Michele, 18 milioni di sono Deulofeu, scusami. Sì, per Deulofeu. Lo chiediamo a Michele. Michele, 18 milioni sono pochi? Vanno più che bene, ragazzi. Se poi vogliamo valutarli 40 milioni, fare fantamercato, ma per Deulofeu 18 milioni più bonus, più di questo non puoi portare a casa. Quindi dobbiamo essere concreti. Altrimenti facciamo fantamercato, anche perché le alternative a Napoli non erano Real Madrid, Liverpool e Manchester City, c'era la Real Sociedad o un'eventuale conferma all'Udinese, va tutto bene, però io credo che comunque per sostituire un as, quel tipo di giocatore che comunque il Napoli sta cercando, ti mette sul piatto 18 milioni di euro, il calciatore è un calciatore importante, ma ricordiamo che secondo me l'Udinese lo vende, fa cassa e tra virgolette si scarica anche l'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Udinese non sono quelli alla Deulofeu. L'Udinese ha dei parametri e li conosciamo bene. Assolutamente. Allora, ancora due messaggi, poi andiamo avanti a vedere qualcosa di tattico, vai. Sì, perché da casa ovviamente c'è anche chi invece difende assolutamente l'operato e dice: ma che smantellare, i Pozzo sono maestri nel fare mercato e nello scovare i talenti in giro per il mondo. Seguo l'Udinese, ci dicono, dal 1974 e ho visto, credetemi, anche la Serie C, quindi insomma stiamo ben contenti di quello che la rosa, di quello che la società farà con una rosa che negli ultimi anni, in ogni caso, noi ci lamentiamo di salvezze, però eravamo abituati decisamente meglio. L'ultimo anno è stato un anno super, se qualcuno dovesse andare via arriverà di sicuro qualcun altro. Ok, facci vedere velocissimamente al touch qualcosa di Sottil. Sì, perché a prescindere, no? Insomma, dal modulo, si diceva in Serie A dobbiamo conoscere, un allenatore deve conoscere tutti i moduli, ebbene Sottil, che giocava a 4, ha fatto vedere che comunque gli esterni li utilizza molto molto in avanti, perché questa, e stiamo andando a riprendere la partita dello scorso agosto proprio tra Udinese e Ascoli, è un'azione che guardate come si conclude, si sviluppa sulla sinistra e va a segnare Dorazio, che è il terzino dell'Ascoli. Quindi Sottil è vero che giocava a 4, ma chi l'ha seguito attentamente, io ho avuto un po' il piacere di riuscire a studiarlo in queste settimane, abbassava molto spesso il play impostando a 3 e alzando i terzini. Anche qui c'è il terzino destro che è molto molto alto e dall'altra parte il terzino sinistro che è pronto ad andare lungo, quindi è vero che giocava a 4, però io credo che potrebbe non avere, eccolo qua dopo l'1-2 che va sul fondo a mettere un pallone ottimo con Silvestri, che qua, se vi ricordate, aveva fatto una parata incredibile. È un allenatore che ha usato vari moduli nel corso della carriera, non è uno di quelli focalizzati, per farci capire, un nome alla Giampaolo che se non gioca col trequartista va in difficoltà. Sa fare tante cose, il trequartista Sottil lo ama e dopo lo vedremo, però sa fare anche molto bene con gli esterni. Questa è un'altra partita con l'Ascoli contro il Pordenone in Serie B, c'è un cross dalla destra che arriva lungo e dall'altra parte è pronto a ricevere al limite dell'area sullo 0-0, quindi non c'era bisogno eccessivamente di andare in attacco. Ai primi minuti di partita sempre Dorazio, in questo caso, che andava a salire molto, quindi è un allenatore che ama spingere molto sugli esterni. Mentre per quanto riguarda il trequartista, io vi faccio vedere questa azione qua
sempre prendendola dalla partita dello scorso anno, azione che si sviluppa molto bene con Fabbrini, che in questo caso era marcato da Neuting, che fa il contromovimento, si sgancia, viene dietro e dopo aver preso la palla può andare a puntare la porta. E Sottil sì, ama il trequartista, ma sappiamo che l'Udinese, pur giocando col 3-5-2, nella mezzala di destra in fase di possesso aveva un giocatore come Pereira, che queste giocate qua, o Samardžić, le ha nelle corde. Quindi ecco che Sottil, oltre agli esterni, utilizza molto anche un giocatore dentro le linee che può andare ad accompagnare i due giocatori che sono in attacco. Che tipo di attaccante bisogna prendere, ammesso che Deulofeu probabilmente non ci sarà più, che Nestorovski sappiamo non ci sarà più, chiaramente quello è un reparto che andrà un attimo completato, no? Ti rimane Beto, ti rimane Success, che cosa metteresti lì dentro in quel reparto? Che tipo di attaccante? Guarda, noi un giocatore di riferimento ce l'abbiamo e abbiamo Beto, ma io voglio anche ricordare che Beto, e Michele se lo ricorda benissimo, è arrivato mi pare all'ultima ora di mercato, quindi, e l'Udinese non l'ha preso l'ultima ora di mercato, sicuramente gli occhi li ha messi su di lui molto molto prima. Se vogliamo parlare un po' tatticamente, forse un brevilineo, visto che se ne va un giocatore brevilineo, noi abbiamo Success e Beto che possono fare i riferimenti centrali, però non dimentichiamoci che ancora c'è Nacho Pussetto, quindi potrebbe esserci anche la sua esplosione, perché certo. Nacho secondo me quest'anno potrebbe fare il percorso che ha fatto Deulofeu. Deulofeu fu operato i legamenti, si è rifermato l'anno dopo, non ha avuto una gran stagione, al terzo anno è ripartito. Guarda caso sarebbe il terzo anno questo per Nacho, quindi io ho grandi aspettative anche su lui. Però ti ripeto, l'Udinese è così attenta che se esce Deulofeu c'è un giocatore con le caratteristiche simili. Quindi farti il nome, sai, è un po' difficile, anche perché il mercato non pesca solo in Italia, ma pesca in Europa. Però se parliamo di caratteristiche, o addirittura nel mondo, se parliamo di caratteristiche vedo più un giocatore più un brevilineo. Perché noi giocatori, diciamo così, fisicamente, sicuramente ne abbiamo già due. Uno, uno da prima punta vera e propria e uno che puoi sfruttare da prima punta, che è Success. Dennis, che stagione sarà per Beto, da attaccante, insomma, anche tu di sostanza, come sei stato? Insomma, è arrivato, è esploso, adesso che cosa ci dobbiamo aspettare da lui la prossima stagione? Aiuto, non lo sentiamo più, ci dobbiamo ricollegare. Sì, vai. Perché ti leggo un messaggio di Luca da Buttiro, che non so se è Marco Tavian che mi scrive, perché dice: Deulofeu il primo anno doveva ancora riprendere dall'infortunio al ginocchio e quest'anno è esploso. Credo che Pussetto, se potesse riuscire a rimanere, potrebbe fare la stessa identica cosa. Secondo me Tavian ha letto il Marco messaggio. Marco l'ha letto secondo e poi ha preso spunto. Volevo mandartelo, invece poi me lo sono scritto da solo. Però mi è arrivato lo stesso, di Luca da Buttiro. Il passaggio è simile, comunque. Io mi auguro che sia così anche per Nacho Pussetto, perché sarebbe l'esplosione sua definitiva. Vabbè. Che con Beto però fa difficoltà, no? Cioè, perché un po' corrono, giocano sullo stesso spazio di campo, capito? Però se li fai giocare, cioè, devono anche giocare insieme, no? Quindi sì. È vero, perché ma anche su Nacho secondo me va ancora trovato la posizione ideale per lui, perché è venuto qua da esterno, l'abbiamo provato come prima punta, quindi comunque sai cosa spero? Guarda, adesso perché giusto il direttore prima aveva parlato di Pafundi, no? Sì. Io secondo me Pafundi, io l'ho visto giocare quest'anno sempre, a parte quando era infortunato, secondo me è il giocatore più forte che io ho mai visto giocare. Quindi, cioè sì. Ti stai sbilanciando così? Sì, ma l'avevo già detto a suo tempo, quindi no. Con Alessandro sì, si parlava di questa cosa qua, perché l'ho visto. Insomma, questo, io posso dire, io non ho visto meno di te. I numeri che ho visto fare a questo ragazzo qua, io non ho mai visto, insomma è tanti anni che vedo partite in giro, no? E quindi, sai, è vero che darlo in prestito, ma questo è un talento, no? È un fuoriclasse, quindi secondo me va coltivato qui in casa. E se Sottil è bravo a fare questo, secondo me va provato. Un talento del genere non si può pensare di darlo in prestito, va fatto giocare. Cioè tu dici il prossimo anno deve fare la Serie A, no, io dico non è che punti su un ragazzo di 16 anni, certo. Però è uno che va messo in rosa e va fatto giocare le partite che può giocare, perché questo veramente è uno dei giocatori più forti che io ho mai visto giocare. Fatemi sentire se Dennis è d'accordo su questo concetto, su Pafundi, ricordiamolo, 16 anni, e poi la stagione che ti aspetti da Beto, Dennis. Allora, su Pafundi io l'ho visto 3-4 volte dal vivo, non posso confermare che sicuramente ha numeri e da talento, però siccome quest'anno mi hanno fatto dare dei giudizi su attaccanti emergenti in Serie B, in Serie C, parlando di Brunori e di Lucca,
io dico le stesse cose che penso per quel che riguarda Pafundi. Io credo che con i giovani bisogna avere pazienza e dargli il tempo di crescere, perché anche se hanno talento, soprattutto a questa età qua, bisogna dargli il modo giusto di crescere. Non tutti sono uguali, hanno bisogno di avere spazio, hanno bisogno di poter anche sbagliare qualche partita e di non avere troppa fretta. Io credo che il talento sia innegabile, perché anche un cieco, insomma, lo vedrebbe, però da qua a aspettarsi che faccia Zidane, ci metterei un po' più di pazienza, nel senso che è uno da sicuramente non disperdere, secondo me, da far giocare quando è possibile, ovviamente, considerando anche che è un ragazzo giovanissimo, però i giovani devono poter sbagliare. In Italia purtroppo si ha la tendenza a dargli del fenomeno dopo una partita e del somaro dopo la partita dopo, per cui mi piacerebbe vederlo in prima squadra, mi piacerebbe vedere giocare qualche giovane in più, perché è innegabile che abbiamo anche da quel punto di vista qualche problema in Italia a far giocare giocatori giovani, ma pazienza per non bruciare talenti che sono preziosi, perché non abbiamo tantissimi. Beto, io ho avuto anche lì la fortuna di vederlo quest'anno da Lipo un paio di volte, e secondo me è un giocatore che, se continua a crescere così come ha fatto quest'anno, può diventare veramente un giocatore importante, non solo per l'Udinese, anche per qualche squadra di top del nostro campionato. Per cui credo che l'Udinese abbia fatto una grande scelta, un giocatore fisico che mancava forse nei precedenti anni, e se avrà la fortuna e la bravura di continuare a migliorare, è un giocatore che ha tanto tanto talento fisico e anche una discreta qualità, per cui può fare molto bene. Allora, io so che ho ancora pochi minuti con Dennis, e volevo approfittare, anche avendo Trombetta, avendo Michele, avendovi tutti qua, volevo farvi vedere questa grafica, che è la situazione calcistica del Nord-Est. La situazione calcistica del Nord-Est, terra di tante gloriose società che hanno tanta storia. In blu vedete quelle che stanno in Serie A, che sono Verona e Udinese. L'Udinese ci sta da 28 anni, come ricordavamo prima. In arancione ci sono quelle che sono in Serie B, con la novità del Südtirol, che è sicuramente la sorpresa, no? Nel Triveneto, oltre alle conferme di Cittadella e Venezia, che comunque è incappato nella retrocessione. In C è sceso il Pordenone, è sceso il Vicenza, c'è rimasto il Padova, che non è riuscito a salire, e c'è rimasta la Triestina. Scomparse il Chievo, praticamente, il Treviso e il Portogruaro. Stiamo parlando di tutte società che hanno fatto professionismo negli ultimi, almeno 20-30 anni. Sono tutte società che abbiamo visto nel panorama professionistico. Allora vi chiedo, che succede? Parto da Godias chiedendogli, che succede a Trieste? Perché abbiamo visto di nuovo, ora la situazione è diversa, no? Perché questa volta è successo un fatto tragico, è morto un presidente, e quindi ha reso complicata l'iscrizione alla Serie C. Ma si rischia un'altra volta di dover ricominciare tutto, di rientrare in un'altra bufera o no? Che sentori hai? Lo chiediamo a Trombetta, perché i collegamenti oggi vagano. Trombetta che sta passando le vacanze lì a Porto Piccolo. Che succede lì, che non si riesce mai a trovare pace a Trieste? No, è un dispiacere enorme, perché una società gloriosa come la Triestina, che sia in questa difficoltà attuale, non è assolutamente piacevole. Io comunque spero che si riesca a trovare una soluzione nel breve, proprio per l'iscrizione. So che non è semplice, proprio per quello che ricordavi tu adesso, per la disgrazia che è capitata della morte del presidente, però confido che riescano a trovare ancora delle soluzioni positive. Ti faccio presente che c'era il Poma che aveva il dito alzato prima. Sì, alzavo il dito prima, cara Giorgia, perché si parlava di Simone Pafundi, ma volevo fare lo scoop. L'anno scorso, durante la trasmissione Udinese Tonight Estate, quando eravamo qui nel fuori trasmissione, si è nominato questo ragazzo e si è parlato di questo ragazzo per tutta la notte, molto ma molto bene. Quindi, non so, avevano già gli occhi puntati su Pafundi, qualcuno? Dico solo questa, questa lì, è la bomba. Pure lì hanno gli occhi puntati, vabbè, è così.
Fatemi tornare un attimo a bomba sul nord-est, volevo sentire anche la posizione di Michele che ci guarda da Milano, dalla Lombardia, terra ricca di squadre in Serie A. Insomma, il nord-est, perché è così difficile da queste parti rimanere in Serie A, Michele? Allora, facciamo prima l'analisi. Per quanto riguarda la Triestina, la situazione è molto critica, anche se oggi pomeriggio si scarica di 800.000 euro di ingaggi perché Bucchi, Christian Bucchi e il suo staff avevano 2 anni di contratto e quindi si scarica perché Bucchi è il sostituto di Sottila ad Ascoli, ha firmato oggi ad ora di pranzo. La situazione a Trieste questa volta è diversa perché, come abbiamo detto, c'era un presidente che dall'Australia aveva deciso di investire sulla Triestina, purtroppo è scomparso il presidente Biasin all'improvviso e adesso anche per la burocrazia australiana è tutto molto più complicato, anche la signora Biasin difficilmente può fare degli investimenti. Per la Triestina la situazione non mi sembra positiva e lo dico con grande dispiacere. Punto 2, il Vicenza lo avete colorato di Serie C, secondo me tra poco cambierete il colore e lo colorerete di nuovo di Serie B. Il Treviso non mi risulta che sia scomparso, ma sia in eccellenza, se non sbaglio, sì. Anche se quest'anno poi ha perso i playoff. Sì. Il Verona l'anno prossimo chiuderà sotto l'Udinese, ma comunque una bellissima realtà, complimenti al presidente Setti. Il Sud Tirol per me è un modello perché sta investendo sulle strutture, una società seria, una società solida. Vogliamo andare sul resto. Il Pordenone è riuscito ad avere l'apoteosi, però credo che abbia fatto il passo più lungo della gamba e non credo che il Pordenone potesse e possa puntare a categorie superiori, comunque la Serie C è una categoria abbastanza importante e il resto se vogliamo analizzare, aspetta che mi servono gli occhiali per avvicinarmi ulteriormente, il Chievo Verona sappiamo tutti com'è andata, questa è un po' la situazione del Nord-Est, Cittadella e Venezia conosciamo bene, il Cittadella ormai è un modello in Serie B, il Venezia è una proprietà importante, però in Serie A non ci ha capito nulla, ha voluto fare l'Udinese dei poveri il primo anno non capendo che l'Udinese quel mercato lo fa da 30 anni, il Venezia doveva fare un altro tipo di ragionamento appena arrivata in Serie A e il resto abbiamo finito, credo. Sì, sì, certo, il Treviso non è sparito dal professionismo, volevamo dire, fa l'eccellenza. Si è dimenticato del mio Padova, va bene che abbiamo perso lo spareggio. Ah, abbiamo perso la finale. Devi dire qualcosa del Padova, sennò Busato piange, dici. No, deve piangere, Padova è bello da non seguire, nel senso che c'è un fondo che investe nell'ANS, c'è un fondo che investe in Colombia, c'è un fondo che investe in Italia, hanno speso tra i 16 e i 17 milioni di euro in 2 anni e hanno perso 2 finali playoff. Certo, sei arrivato lì, hai perso 2 campionati, però quando cambi direttore sportivo durante il mercato di gennaio di riparazione cambi tutto, significa che te le cerchi certe cose. Oddo ha completamente sbagliato tutta la partita d'andata, perché quando giochi in casa con il Palermo non puoi pensare di non giocare con il 4-3-3 e difenderti 5-3-2 in casa, cosa ti devi difendere? Al massimo vince e ti vai a difendere a Palermo e non puoi giocare la finale di andata senza il tuo play di riferimento Jacopo Dezzi e senza l'attaccante Ceravolo. Il Padova se le cercate. Oggi cosa succede? Oddo va via, Mirabelli non gli sta rispondendo al telefono, vuole portare Mimmo Toscano a fare l'allenatore a Padova, ma Mimmo Toscano fino all'altro ieri aveva una parola con il Cesena. Dove andrà Mimmo Toscano? A Padova o a Cesena? Secondo me è a Padova. Poi staremo a vedere se rispetterà la parola data a Cesena o torna dall'amico Mirabelli ai tempi di Cosenza. Le sa tutte, eh? Fatemi sentire Godea su Trieste e poi vengo da te, che so che qualche situazione lì a Nord-Est l'hai vissuta. Ora, chiaramente avete visto quante squadre, no? Il problema è veramente la stabilità poi di queste realtà, no? Che salgono, scendono, cambiano società, ripartono. Insomma, c'è una situazione così abbastanza complicata, articolata. Dennis, tu sei preoccupato per Trieste? Cioè, che aria senti tirare? Beh, sottoscrivo tutto quello che ha detto il direttore Crisitiello. La situazione generale a Trieste non è buona, purtroppo per una disgrazia, ma è una questione anche di tempistiche per quello che ci vuole, per le formalità, per l'iscrizione, ma anche per riuscire a organizzare un inizio stagione. Purtroppo con la morte del presidente si sono create a cascata delle problematiche che, da quello che so, purtroppo ci mettono in grave difficoltà e siamo veramente a rischio, insomma, di perdere i professionisti, per cui vediamo, sarebbe il quarto fallimento se non erro, e uno tra l'altro, insomma, l'ho vissuto anch'io in prima persona, un paio tra l'altro, uno e mezzo, devo dire che la situazione non è buona, è chiaro che c'è ancora un po' di speranza, nel senso che c'è ancora qualche decina di giorni per rimediare alla situazione, ma purtroppo in questo momento non so nemmeno quanto dipenda realmente
dalla volontà del, insomma, di Mauro Milanese o comunque della dirigenza che c'è, perché si è quasi impossibilitati ai movimenti per il semplice fatto che si sta aspettando la, il passaggio di quote dell'ex proprietario della Triestina, ed è una questione anche burocratica, ma sarà veramente complicato purtroppo che le cose si mettano a breve a posto. Dobbiamo solo sperare che succeda un mezzo miracolo sportivo. Va bene, insomma, vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Volevi aggiungere qualcosa sul Nord-Est? Sì, se possiamo rivedere la cartina, sì. A parte, giusto, ecco, grazie, cioè, a parte le due sole squadre della Serie A, sono l'Udinese e Verona, io vorrei solo ricordare, purtroppo, che le società Chievo, Padova, Venezia, Treviso e Triestina non solo sono in Lega Pro, in Serie C, cioè, ma sono anche fallite negli ultimi 10 anni. Quindi c'è l'aggravante, cioè sono società che sono fallite, sono riparate da dilettanti e fanno ancora fatica a riscriversi. Quindi non è solamente il Sud Tirol, è una bellissima favola, però la stiamo vivendo adesso. Per il resto, cioè, praticamente se noi togliamo l'Udinese e il Verona, il resto veramente il calcio sta sparendo. Io ero a Portogruaro, il Portogruaro in 4 anni ha fatto dalla Serie B alla promozione. E adesso quest'anno sono tornati in Serie D, ma sono i dilettanti, il Treviso praticamente sparito, quindi non solo è difficile fare calcio, ma sono società, compreso il Padova, che negli ultimi 10 anni hanno giocato in Serie D di Domodossola. Quindi ecco perché ti dico, purtroppo questo è un aggravante, non solo sono in Lega Pro, ma sono società che sono fallite, qualcuna anche fallita più volte. Quindi la situazione, per quanto riguarda il territorio nostro, siamo solamente noi che insieme alle due milanesi, le due romane, siamo in Serie A praticamente ininterrottamente da 28 anni. Nel panorama italiano. Per quanto riguarda il nord-est, il ricco nord-est, abbiamo delle piazze in cui il calcio fanno difficoltà a farlo. Si fa fatica, sì. Va bene, sul Padova abbiamo massacrato Oddo, direi che possiamo andare avanti. Abbiamo addossato serenamente le corde a lui. Non sbaglia mai. Allora, io so che devo salutare Dennis prima di andare in pubblicità. Dennis, so che hai cominciato a fare l'allenatore. È quella la strada, che ti sei scelto? Sei sicuro? È come il discorso di Pafundi, io non esagererei con troppo entusiasmo. Diciamo che mi sto divertendo e provo a fare una cosa, visto che ho fatto il professionista, ho avuto la fortuna di fare il professionista per più di 20 anni, diciamo, e mi piace l'ambiente, mi piace provare una cosa nuova e vediamo come va. Ma adesso pensare o dire che farò un allenatore, vediamo. Diciamo che mi sto divertendo e vediamo se sarò bravo, diciamo... Mi basterebbe un po' di quello che ho fatto come giocatore, riuscire a trasmettere ai miei giocatori sarebbe già buona cosa, però insomma, da lì a darmi definizione da allenatore, insomma, aspetterei. Maurizio, vuoi consigliargli di fare l'allenatore o di non farlo? Ma gli consiglio di fare quello che gli piace, siccome la passione vedo che è rimasta tale quale a quella che aveva da giocatore, assolutamente sì, ha ragione a provare, a mettersi alla prova e poi sarà il tempo che dirà fino a che punto potrà arrivare. Perfetto, noi intanto ti facciamo un in bocca al lupo, Dennis, davvero. Grazie a voi, un saluto al mister e al Poma che insomma non vedo da un po', ma mi fa sempre piacere vederli, che sono in buona compagnia e una bella location. Ecco, non dire così che poi... Ciao Dennis, guarda che ti aspetto a Udine. Ecco. Ti aspetto a Udine. Sì. Molto un abbraccio volentieri. Forte. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Dennis. Ciao Dennis, grazie per essere stati con noi. Andiamo in pubblicità, poi spremiamo un po' trombetta, va bene? Cioè, ci sono un po' di domande anche per lui, oltre che sul mercato in generale con Michele, tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo insieme al Tonight Estate. Allora, andiamo con qualche messaggio da casa. Sì, perché da casa ci chiedono anche se Beto, secondo noi, riuscirà a confermarsi. Perché dicono, io Beto sono innamorato di lui, è stata una grande scoperta quest'anno, ma deve migliorare ancora molto. Siamo così convinti che riuscirà a farlo? Perché secondo me, proprio per questo, andando via Deulofeu, bisogna prendere un giocatore che la doppia cifra la possa raggiungere. Perché Pussetto, io, anche se dovesse fare meglio, da doppia cifra non lo vedo. E Beto... per me resta un po' un punto di domanda, adesso che le avversarie dopo un anno lo conoscono. Chi la giriamo? A trombetta? Lì non avranno guardato, insomma, qualcosa non guarderà, sì. Cioè, guardano dappertutto, sì. Lì non avranno guardato, spero, Maurizio. No, ti tocca, lì siamo a posto, no? Siamo tranquilli?
No, ma guarda, allora, Beto, ho avuto l'occasione di vederlo quando ha esordito, credo che fosse con la Roma, che è entrato in campo per la prima volta, secondo me, con l'Udinese, e sono rimasto impressionato da vedere il giocatore che non conoscevo, come tanti giocatori che vengono a Udine non sono conosciuti neanche agli addetti ai lavori, però ho visto subito un giocatore che teneva palla, ha cominciato a fare gol subito, come dite voi poi ha avuto problemi di infortunio eccetera, però poi ha ripreso anche a fare gol, ha delle qualità fisiche straordinarie, sicuramente tecnicamente può migliorare, però un giocatore così pronto, così pronto e così immediatamente performante, nel senso che ha fatto gol e ha fatto bene nella squadra e alla squadra. Era tanto che in attacco a Udine non si vedeva. È vero, è vero, è vero. So che avete delle domande per Trombetta, stanno arrivando anche da casa. E allora? Sì, partiamo io intanto le leggo, tu fai rispondere loro. So che Rino avrà sicuramente una domanda per Trombetta, così a caso, immagino. No, Pogba arriva o no? Cioè è la domanda che ci facciamo immaginavo tutti. Che la domanda fosse questa, non tipo, ma allora come si lavora alla Juve, come è andata la stagione? No, no, Pogba. Pogba arriva o no? No, quella è una domanda... L'ho fatta io, digli, te l'ho fatta io. Ecco. È una domanda da rivolgere al direttore, lui lo sa prima di me sicuro. Va bene, Davian? Maurizio, io ti volevo chiedere una cosa un po' più ad ampio spettro. Visto che tu la vivi in prima persona, quanta differenza c'è tra il calcio italiano e il calcio europeo? Cioè parliamo della Coppa che conta, la Champions League. C'è davvero un divario così ampio tra le squadre italiane e il resto? Parlo tedesche, spagnole e soprattutto inglesi? Ma allora, da un punto di vista tattico no, direi, perché sai che noi in Italia tatticamente siamo quelli più attenti a cercare di trovare delle soluzioni diverse. Poi naturalmente, soprattutto a livello di campionato inglese, da un punto di vista economico hanno delle risorse talmente grandi che la gran parte dei giocatori di altissimo livello vanno da loro. La differenza poi è a livello delle 7-8 più grandi, di cui 6 sono inglesi, oltre al Bayern e al Real Madrid. PSG, sì, i nomi ce li ha, ma poi vedi che alla fine non riescono comunque a arrivare in fondo. Per cui non è questione di calcio italiano, è questione di giocatori e di quantità e qualità di giocatori che fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa, riuscivamo a essere allo stesso livello, adesso siamo un po' sotto rispetto soprattutto al campionato inglese. Sì, ci sono delle domande da casa, soprattutto per quanto riguarda Beto. Intanto ci scrive Luca che dice: io invece sono convinto che Beto, una volta tornato al 100% il prossimo anno, si completerà ancora di più, quindi insomma c'è anche chi in Beto ha e come fiducia. Ma la domanda che arriva con insistenza da casa è per Michele, perché ci chiedono in particolare se Sottil, secondo te, potrebbe, perché no, portare il figlio ad Udine, o ci chiedono se sai qualcosa su Saric, centrocampista dell'Ascoli, che insomma era stato accostato e sappiamo che piace molto. Se hai notizie, Michele. No, entrambe no, nel senso che non so le notizie, semplicemente Sottil, che è forte, è un giocatore forte, arriva dalla primavera della Fiorentina, classe 1999, credo che sia un errore mettere il figlio nello spogliatoio del padre, quindi l'Udinese questo errore non deve farlo, e non lo deve fare neanche Sottil, né figlio né padre. Ovviamente stiamo parlando di un grande calciatore, senza Sottil padre lo prenderei tutta la vita. Detto questo, Battistella è il calciatore che rientrerà poi nell'operazione che andrà ad Ascoli, che ha appena chiuso con foto di rito con Cristian Bucchi, allenatore della Triestina, ex Triestina, come vi avevo preannunciato, c'è stata la rescissione. Quindi alle due domande ti ho risposto.
Perfetto. Beh. Contenti da casa, spero. Io invece volevo sapere da Maurizio che cosa ti ha insegnato, che cosa ti ha dato in più questa stagione, che è stata, beh, insomma, che era difficile, avete capito, dalla prima giornata, quando vi abbiamo fatto abbastanza penare, diciamoci la verità, eh? E lì secondo me già avete capito soli, no. Che la stagione era un po' più complicata di quello che forse immaginavate, ma che cosa ti ha, non so, che tipo di crescita, di nuove consapevolezze ti ha dato questa stagione? Ma non, naturalmente è stata una stagione difficile, ma comunque di formazione, come dici te giustamente. Purtroppo ci sono state talmente tante vicissitudini dalla... voi sapete bene che l'ultimo minuto di partita Ronaldo l'ha fatto a Udine e poi ci siamo trovati senza di lui all'ultimo giorno di mercato, e tutte le cose che sono venute di conseguenza, compresi gli infortuni vari, non ultimo quello di Chiesa. Per dire, sicuramente importantissimo ritrovare una società, fortunatamente, che ti dà tutto quello di cui hai bisogno per poter lavorare bene, con giocatori anche che conoscevamo, ma che naturalmente avevano perso un po' di quelle che erano le caratteristiche dell'allenatore, quindi di Allegri. Anno di formazione, anno di rifondazione, e purtroppo senza una vittoria di un trofeo, non casuale purtroppo, perché poi, come è l'esempio della prima partita, quella di Udine che voi ricordate bene, dal 2-0 al 2-2, l'ultima partita è quella della Coppa Italia, l'ultima seria. Quella della Coppa Italia con l'Inter, dal recupero di un 2-1 quasi insperato al 4-2 finale, quindi nonostante tutto il lavoro fatto, ancora alcune lacune che sono rimaste e che in questa nuova annata dovremo riuscire a risolvere. Beh, noi ve l'auguriamo. Poi ci sono quelle due partite in cui ovviamente vi renderemo la vita impossibile, ma ve l'auguriamo. Allora, come sta cambiando, Maurizio, il ruolo del secondo? Nel senso, siete più importanti, siete meno importanti, cioè i collaboratori, quanto contano nel calcio moderno? Ma sai, una volta c'era un solo secondo, o almeno fino a qualche anno fa, adesso ormai si parla di staff. Per cui a Udine lo sanno bene, non solo perché i secondi li fanno diventare primi, ma perché comunque c'è sempre uno staff ben coadiuvato e non ce n'è ormai più solo uno di collaboratore tecnico. Noi addirittura siamo in tre, quest'anno ce ne aggiungerà un altro, quindi quattro collaboratori tecnici. Ci sono talmente tanti ruoli dal punto di vista di lavoro sul campo, dal punto di vista di analisi video, dal punto di vista di lavori individuali, per cui l'aiuto all'allenatore può essere vario e variegato. Il secondo non è che sta cambiando, ma ti ripeto, ci sono tanti collaboratori, ormai gli staff sono veramente molto molto numerosi, con il vantaggio di poter affrontare proprio la specificità di tutti quanti, le necessità dei giocatori, con la difficoltà di staff numerosi che devono essere fatti e portati avanti in maniera corretta. Michele, ci dai le ultime? Poi ti salutiamo? Ma le ultime ha parlato Mertens, che sta cercando squadra, adesso ci potrebbe essere anche la Lazio, perché in questo momento ha detto: non mi aspettavo di dover lasciare Napoli, troverò una soluzione migliore. Potremmo fare uno scambio d'Eurofeo Mertens, sto scherzando, l'hanno abbattuto naturalmente. Per quanto riguarda invece Paul Pogba, trombetta, non il mister non lo dice lì, perché quando prima avete detto che il pomo alzava il dito, il problema è che sta alzando il gomito più che il dito, e nel frattempo Pogba, io credo,
che sia lì già pronto a sentire lo staff tecnico, si alza il dito, alza pure il gomito, lo staff tecnico di Max Allegri. La Juventus dovrà fare, credo, anche un difensore. Il sogno Koulibaly, secondo me, credo, resterà un sogno. Poi bisogna capire cosa fare con Rabiot, come sostituire Paolo Dybala. Si era parlato di Simeone come vice Vlahovic, mi auguro per la Juventus che comunque si possa prendere qualche attaccante di spessore. Di Maria non la vedo semplicissima, anche se Allegri lo vuole, ma ripeto, dobbiamo sentire eventualmente un po' di trombetta. Per quanto riguarda le altre, la Roma siamo ad un bivio perché vuole cedere Zaniolo, Milan 51%, Juventus 49%, Zaniolo è un giocatore che piace, Vigorelli lo vuole muovere da Roma. Altre notizie grosse, oggi ti dico la verità, non ce ne sono. Poca roba. Va bene, grazie Michele, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao, ciao, grazie. Buon lavoro, buon lavoro. Ciao, ciao. Prenotiamo il tavolo a Porto Piccolo. Che state mangiando lì, Poma? Esatto. Allora, qua stiamo degustando un po' di tutto, però questa era solamente l'antipasto. Allora, prima che Michele vada via, è da dare una notizia bomba. Che la serata dedicata a tutto lo staff di Udinese TV si farà qui a Porto Piccolo con tanto di karaoke e in più ci saranno i nostri tifosi, perché i primi 5 tifosi che domani condivideranno questa diretta sui canali social dell'Udinese metteranno l'hashtag Udinese Tonight estate con noi e con i tifosi, i primi 5 tifosi parteciperanno insieme a noi a questa fantastica serata con tanto di karaoke e ricordando che la carta la metterà il nostro direttore. Aspetta. Oh, va bene che io sono generoso e sono contento, ma tu inviti tutta la curva e dobbiamo pagare per tutta la curva, amico mio, tu non è che ti puoi allargare così. No, 5 tifosi, 5 tifosi, i primi 5 ho detto, i primi 5 tifosi, dai. Ma dobbiamo vedere la fedeltà dei tifosi, mi raccomando, i 5 più fedeli all'Udinese, mi raccomando che devi prenotare, ricordati soltanto una condizio sine qua non di sabato sera, perché poi lavoro lunedì venerdì. Assolutamente, tanto ringrazio ancora per la grande ospitalità che ci hai donato dopo il fuorisalone a Milano, quindi sempre il numero uno e grazie ancora. Ah, è vero, vi siete visti poi lunedì scorso, sì? Vi siete incontrati, sì? Ha fatto serata negli studi. Ah, wow, bello, bello, seratona negli studi Sport Italia, ok, va bene. Ci vediamo a Porto Piccolo allora, Michele, grazie, grazie per la cena, ringrazio anche i tifosi che andranno a condividere in massa e quindi se poi non sono 5, sono 50. Perché non ho sentito bene. Non lo so. Va bene, Maurizio, ti fai tutte le vacanze lì? Come funziona? La gran parte sì, sai Giorgia, tu ci sei stata qui a Porto Piccolo, sai che si sta benissimo, quindi ci si rilassa, si sta da Dio. E fino a che ricominceremo saremo qua. E dobbiamo salutare una persona tra l'altro che ci sta guardando in streaming adesso, che ti ha concesso questo momento. Saluto io, ciao Pamela, grazie per questa gentile concessione. giustamente va bene, dai Giorgia, ti aspettiamo comunque, vieni a trovarci. Va bene, prometto che la prossima volta non mando, lascio il Poma qui e vengo io, dai, ok? Va bene, allora, così si fa. Maurizio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo un buon relax e insomma e poi una bella stagione lavorativa, ok? Prossimo anno ti rimandiamo il Poma e vediamo a che punto siamo. Grazie, saluti a tutti. Sì. Ciao Poma, grazie anche a te. Saluti a tutti e... Ciao Giorgia, saluto tutto lo studio e saluto tutti i nostri super tifosi. Mi raccomando, condividete questa diretta con l'hashtag Udinese Tonight, state con noi, ok? Veniamo a fare un casino a Porto Piccolo in 200. Trombetta sta preparando le valigie, se ne va, altro che... Maurizio, ti aspettiamo a Lignano, ogni tanto passa da noi, dai! Volentieri, sempre, sempre bene in Friuli, lo sai. Va bene, ciao ragazzi, buona serata in spiaggia. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, noi ci rivediamo lunedì prossimo ragazzi, lo vedete ancora, ovviamente a parte insomma l'annuncio dell'allenatore, molti ci chiedono dello staff, però ci sono tutte cose che ancora si stanno definendo, che non sono ufficiali, ma che ovviamente vi diremo
non appena sarà possibile, non appena lo sapremo, non appena la situazione si evolverà, così come il mercato. Avete visto, abbiamo parlato di tanti nomi, ma poi alla fine non è ancora successo nulla, quindi stiamo comodi, come ogni estate succede così, ci saranno degli arrivi, delle partenze, noi saremo qui ogni lunedì per aggiornarvi. Tra l'altro qualcuno ci chiedeva anche dell'APU, giusto? Sì, 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 e infatti aspettavamo questo domani, domani sera, ore 21, basket al nord-est, super ospite il presidente Pedone. Esatto. Quindi se avete domande, lì, domani pronti a con la dita sulla tastiera del telefono, esatto, per farle, esatto, esatto, a basket al nord-est. Anche lì ci saremo, come sempre. Signori, vi ringrazio. Grazie a te, Giorgia. Ci vediamo prossimamente. Ciao, Giorgia, grazie. Rino, stammi bene, ci vediamo presto. E chiudiamo con questo servizio perché oggi sono partiti gli Udinese City Camp. È partito il primo giorno di 3 settimane che appunto regaleranno tanta gioia e tanto divertimento ai ragazzi. E allora andiamo a vedere un piccolo estratto della prima giornata. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre al Tonight. Ci troviamo nel centro sportivo comunale Renzo Capocasale perché sta per cominciare la nuova edizione di Udinese Summer Camp. Forza Udinese! Carlo, quanti anni hai, di dove sei? Sono di Udine, ho 9 anni e mezzo. In che ruolo giochi? Portiere. Perché? Perché mi piace tuffarmi. Senti, Udinese Summer Camp è la tua prima esperienza o l'hai già fatta? Già fatta. Quindi la ripeti? Sì. Ti piace venire qui? Sì, molto. Perché? Perché ci si diverte, poi è bello fare le partite il pomeriggio. Scusi, lei come si chiama? Sebastian. Quanti anni ha? 12. Di dov'è? Farra. In che ruolo gioca? Centrocampo. È la prima volta che partecipa all'Udinese Summer Camp? Sì. Sei emozionato? No. Cosa ti aspetti da questa prima giornata? Di giocare, di divertirmi e basta. Oggi facciamo una verifica delle loro abilità per capire poi il proseguo della settimana e inserire dentro le esercitazioni più consone alle loro abilità. Senti, ci vediamo durante la settimana allora? Assolutamente sì, vi aspetto.